la mia prima domanda è: che cosa sono i Twitter Awards e come sono nati? Allora, i Tweet Awards sono una manifestazione che innanzitutto, diciamo, non è collegata in nessun modo a Twitter, nel senso che non è ufficiale, ma è un'iniziativa privata, diciamo, di un organizzatore, un'idea che vuole riunire un gruppo di appassionati di Twitter, gente che lo usa tutti i giorni e che vuole portare dal virtuale al reale quelle che sono le amicizie nate nel corso dell'anno. Questa è l'idea di fondo, sostanzialmente. Quindi abbiamo pensato di dare un po' senso alla cosa, a questo raduno di Twitteri, una sorta di premio che si intende molto, in maniera molto giocosa e ironica, cercando di premiare quindi, quello più simpatico, il più bello, il più creativo, il miglior food blogger, il miglior fashion blogger, insomma. Una serie di categorie di persone che ritroviamo su Twitter e che si presuppone siano amati dai propri followers tanto da riuscire a vincere. Però, ripeto, è sostanzialmente un gioco e un'occasione per trovarsi e per conoscersi dal vivo, né più né meno. Chi prende sul serio i Tweet Awards sbaglia abbastanza. Non c'è competitività. Ok, quindi infatti ti volevo chiedere come funziona anche il processo di costruzione proprio del concorso, dalla scelta delle categorie, ad esempio, fino al processo di votazione. Ok, intanto siamo alla terza edizione, quindi quest'anno ci siamo staccati dalla Blogfest, siamo a Milano, Teatro della Moda dello IED, 6 ottobre, alle 16, intanto, così Ok. chi vuole se lo segna. E allora, le categorie sono il frutto di, diciamo, un misto tra quelle che sono quelle istituzionali, quindi il migliore in assoluto, il miglior brand, il miglior hashtag, il più simpatico, cosa che ci portiamo dietro ormai da 3 anni, e categorie invece un po' più, diciamo, simpatiche, divertenti, come può essere quella del più provolone piuttosto che del Miss e Mister Twitter, che ovviamente sono così, un gioco, come dicevamo prima. Le votazioni sono partite lunedì scorso. In questa fase, dopo la registrazione sul sito che è tweetawards.it, si vota in ogni categoria liberamente, quindi non ci sono scelte già predefinite da noi. Questo fino a venerdì di questa settimana. Dopodiché sceglieremo i 5 più votati di ogni categoria e faremo a quel punto selezionare agli utenti con un secondo giro di votazione quelli che loro riterranno più meritevoli. La settimana prossima sarà dedicata appunto al secondo giro di votazioni, durerà una settimana in modo tale che poi avremo una decina di giorni per organizzarci sull'evento vero e proprio, non pensando più alle votazioni. Chiarissimo. Ti volevo chiedere a questo punto, quanta ispirazione c'è, diciamo, nei Tweet Awards dalla Blogfest, effettivamente, dai Macchia Nera Awards. Sicuramente siamo nati lì, nel senso che quando è venuto in mente a me, a Rudy Bandiera, a Claudio Gagliardini di fare questa manifestazione, abbiamo detto c'è già una sorta di awards dei blog, perché non fare anche quello di Twitter, che era un argomento, un settore che noi frequentavamo con più piacere e più frequentemente dei blog stessi. Abbiamo chiesto all'organizzazione della Blogfest nel 2010 di poter tenere una sorta di camp lì presso il loro evento. Ha avuto successo così anche l'anno scorso, e quest'anno, più per questioni di logistica, quindi spostarci da quella che arriva del Garda, che non è troppo raggiungibile per tutti, abbiamo avuto qualche problema l'anno scorso, abbiamo provato a fare il salto su Milano. Ti vorrei chiedere quindi a questo punto come mai quest'anno avete deciso di farlo a Milano e non più durante i giorni della Blockfest? Beh, perché appunto, come dicevamo prima, da un lato abbiamo provato a organizzare una cosa tutta nostra, e dall'altro il pensiero è quello di farlo in un posto più facilmente raggiungibile, anche perché ci sono persone che verranno da un po' tutta Italia, quindi sicuramente su Milano i trasporti agevolano il tutto, e quindi.
anche per avere più gente, avere più possibilità di mettere in contatto più persone di quanto è stato possibile fare a Rio del Garda negli altri 2 anni. Semplicemente questo. Poi vedere se siamo capaci di fare qualcosa indipendentemente da altri eventi. Senti, parliamo un po' di numeri. Potresti Sì. darmi diciamo, un'idea di come si è evoluto anche l'evento nel corso degli anni, da questo punto di vista? Ok, allora, primo anno eravamo 60-70 persone, l'anno scorso abbiamo circa raddoppiato, quest'anno ti dico ad oggi abbiamo circa 350 iscritti all'evento. Cominciamo ad avere problemi di spazio nella location, quindi a parte questo direi che quindi i numeri come presenze sono sicuramente positivi e oltre le nostre aspettative. Per quanto riguarda l'online, invece, ad oggi abbiamo avuto circa 3.000 votanti per il primo giro di voti, che sono già più o meno il doppio dell'anno scorso. Adesso vediamo la prossima settimana come si evolve. Siamo finiti un paio di volte nei trending topics, insomma, diciamo che online. Essendo anche il nostro lavoro, tra virgolette, ovviamente abbiamo aspettative più grandi che però per fortuna stiamo anche raggiungendo. Quali sono, diciamo, le prospettive, eventuali nuove categorie piuttosto che effettivamente nuovi modi per fare gli awards nei prossimi anni? Intanto cominciamo a vedere quest'anno. Riescono, anche perché ci stiamo mettendo alla prova come organizzatori di eventi, che non è esattamente il nostro campo principale. Diciamo che nella nostra idea è quello di fare sempre qualcosa di più grande, più organizzato, sempre meglio e che coinvolga tanta gente che appunto ha voglia di trasferire dal vivo quello che vive magari tutti i giorni dietro a un computer o dietro a un cellulare. E adesso, appunto, programmi a lungo termine non ne stiamo facendo, nel senso che siamo impegnati a quello, alla data del 6 ottobre e vediamo un attimo. Chiaramente a questo punto la mia domanda è quasi bruciata, cioè nel senso cioè, ero curiosa di sapere se ci sono idee di integrazione con altri awards oppure addirittura di qualche affiliazione con Twitter. Perché no? Magari sarebbe uno sviluppo interessante. Adesso vedremo se riuscissimo a fare qualcosa di questo livello, sarebbe un onore. Ovviamente non lo sappiamo ad oggi e ci penseremo dal 7 ottobre, probabilmente. Quindi per partecipare che cosa bisogna fare? La partecipazione è gratuita e libera. L'unica cosa che chiediamo è di registrarsi sul sito twitawards.it proprio perché abbiamo necessità di sapere quante persone ci saranno e perché la nostra intenzione è anche offrire qualcosa tipo un aperitivo, qualcosa da bere, da mangiare. Quindi, se dobbiamo organizzarci in questo senso, dobbiamo avere idea di quante persone verranno a trovarci. Quindi, è però tutto molto semplice: sul nostro sito c'è il form di registrazione. Arriva poi una mail da stampare come, diciamo, invito all'evento. In cosa consiste il premio? Il premio è una cosa molto simbolica, è offerto tra l'altro da Chromobox, che è un nostro partner ormai da 3 anni, e sarà un oggetto intagliato appunto nel legno come caratteristica di Chromobox, disegnato dal nostro creativo Styluan. E sarà sostanzialmente il nostro logo trasformato in statuetta. Perfetto. Va benissimo, Davide, io ti ringrazio veramente tantissimo per essere stato qui con noi oggi. Grazie a te.